Il parco non può resistere ancora a lungo! Ho paura che non la smetterà mai di eruttare. È ancora super arrabbiata! Dobbiamo riuscire a calmare la Uelala! Non ottengo mai quello che voglio! Questa l'ho già sentita. Quando mai hai sentito un vulcano parlare così? Un vulcano forse no, ma un fratello maggiore fan del wrestling sì. Sul serio, anch'io ho detto una cosa del genere. Credo di sapere cosa fare allora. La Uelala, so che stai avendo un attacco di rabbia e posso aiutarti a calmarti. E tu che cosa ne sai degli attacchi di rabbia? Fin troppo, in realtà. Quando mi sento arrabbiato, mi infurio se non faccio a modo mio. La rabbia cresce, accorcia il fiato, esplode il mio sorriso, do l'addio. Non perdere la testa, dai, ma prova a far così, vedrai. Rilassati, respira. Sbuffare sempre è una tortura. Espira con calma, la furia arriva, tu ti rilassi. Io perdo spesso la pazienza e di eruttare poi non smetto più. Il fuoco sale con urgenza, poi spinge la mia cima a scaglia su. Se fossi un po' più zen, che dici, e respirando contassi fino a 10 con calma. Ispira, la notte è fresca, l'aria è pura, seduta e relax, la mente è chiara e mi rilasso. Stai meglio? Molto meglio. Vi chiedo scusa per tutti i brontoli e le lamentele. Io volevo soltanto guardare la rissa rocciosa. Non fa niente. So come ci si sente quando si è davvero arrabbiati. Non si riesce neanche a pensare.